Antonella Clerici è sicura della scelta che ha fatto, lasciare la prova del cuoco dopo 18 anni non è semplice ma è tranquilla, nostalgia a parte, foto. Quella è inevitabile e infatti nella diretta di oggi della prova del cuoco Antonella si è lasciata andare ai ricordi e non solo, ha fatto una richiesta al suo pubblico. Nello spazio con Andrea Mainardi Locchetto Atomico suggerisce ai telespettatori di pubblicare sui social le foto del timballo di riso che ognuno farà a casa. Antonella Clerici chiede di mandarle anche a lei come già fatto con la Casey Cake Salata di Mainardi, si ferma un attimo, e poi chiede a tutti di continuare ad inviarle le foto anche dopo. Quando a presentare la prova del cuoco sarà un'altra conduttrice. La Clerici non fa il nome di Elisa Isoardi né di altre e questo lascia pensare che non sia molto felice della scelta fatta dalla RAI. Sarà che il nome della Isoardi non è ancora ufficiale, ma intanto la richiesta di Antonella è che il pubblico non si dimentichi di lei. La conduttrice storica della prova del cuoco, vorrebbe così continuare ad avere un filo diretto con chi seguirà le prossime edizioni del suo cooking show. Chissà se di questo sarà felice chi arriverà per sostituirla. Antonella Clerici lascia la prova del cuoco, ma è già nostalgia intanto, sono già iniziati i saluti perché dopo l'addio alla prova del cuoco di Federico 40 già impegnato con Linea Verde, è il momento di Anna Moroni. La maestra in cucina, lascerà con la sua Antonellina il programma che hanno portato al successo. Queste ultime settimane abbiamo deciso con Anna Moroni di congedarci per sempre proponendo quelli che sono stati i cavalli di battaglia di Anna in questi anni. Così Anna Moroni oggi ha proposto una ricetta già vista addirittura nel 2002, i sorrisi ripieni. La Clerici ne approfitta per ricordare le canzoni del passato, dal coccodrillo come fa alle tagliatelle di nonna Pina. Ricorda anche che il primo libro di cucina è stato un vero successo e ovviamente portava la sua firma e le ricette di Anna Moroni. Il 1 giugno ci sarà la grande festa in diretta alla prova del cuoco, l'addio di Anna Moroni e Antonella Clerici, ma intanto la nostalgia è già arrivata, quella è normale, umana, giusta? Stampa,